ringrazio molto, si sente, ringrazio molto il Comitato Senese per l'invito e tra l'altro colgo anche l'occasione non formale diciamo, per ringraziare pubblicamente il sindacato europeo della funzione pubblica, European Public Service Union, perché effettivamente l'iniziativa di elaborare un'iniziativa ai cittadini europei sull'acqua bene comune è stata presa con grande tempestività da questa grandissima organizzazione sindacale che immediatamente ha aperto ai movimenti, in Italia al Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, ma in altri paesi ad altri pezzi di movimento, l'iniziativa stessa, che in questo momento è copromossa in tutta Europa e, lo ricordava Corrado inizialmente, è la prima iniziativa dei cittadini europei, cioè siamo i primi a utilizzare questo strumento in Europa. In questo momento vengono presentate altre iniziative cittadini su altri temi, alcuni molto importanti, altri probabilmente meno, ma diciamo, credo che sia simbolicamente rilevante il fatto che l'iniziativa sull'acqua bene comune sia appunto la prima su cui si stanno raccogliendo le firme in Europa. Aggiungo rispetto all'iniziativa dei cittadini europei soltanto due cose rispetto a quelle che diceva Corrado. La prima è che l'iniziativa ha due radici. La prima direi che è proprio la vittoria italiana ai referendum dello scorso anno, che come sapete hanno avuto una enorme eco nel mondo e naturalmente anche in Europa, dimostrando che se ci uniamo e se siamo in grado di costruire delle reti ampie su obiettivi precisi, possiamo vincere, cioè che uniti possiamo vincere e che non è vero che esiste un destino predeterminato di privatizzazioni, di liberalizzazioni, rispetto al quale, diciamo così, dobbiamo semplicemente tacere, rimanere in silenzio e accettare le ondate di privatizzazioni che giungono dai livelli locali, nazionali o sovranazionali. È possibile fare qualcosa, questo con le difficoltà che sappiamo, a parte inapplicate, quello che vogliamo, però diciamo, intanto diciamo, c'è un terreno nel quale possiamo incidere sulla realtà che abbiamo davanti. Quindi prima radice diciamo della ICE europea è l'esperienza italiana. Seconda radice dell'ICE è il voto fondamentale che l'Assemblea delle Nazioni Unite ha fatto nel luglio del 2010 riconoscendo l'acqua come diritto umano. Un voto storico chiaramente afferma un principio. Il problema, come sapete, rispetto ai diritti è l'effettività dei diritti, cioè come poi questi diritti diciamo diventano appunto diritti effettivi quindi c'è un problema di assunzione di un principio, di un diritto affermato, assunzione nelle legislazioni nazionali diciamo la capacità di tradurre il principio poi in una dimensione che poi ha effetti pratici sulla vita di tutti. Allora l'iniziativa dei cittadini europei in questo senso si riconnette anche a quel voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e cerca di dire bene, una volta che l'Assemblea ha affermato un principio di civiltà fondamentale quale l'universalità del diritto all'accesso all'acqua che è un bene comune non una merce, adesso però l'Unione Europea deve essere capace di tradurlo in legislazione e deve essere capace di rendere questo diritto un diritto effettivo. E i popoli europei, con uno strumento di partecipazione popolare, si attivano per chiedere all'Europa di affermare concretamente questo diritto. Credo che questa seconda radice sia altrettanto importante. Aggiungo anche questo, cioè la ICE, l'iniziativa, diciamo è molto breve, si tratta in generale di poche righe quelle che i cittadini europei diciamo, possono sottoporre alla Commissione perché poi la Commissione europea risponda diciamo, andando incontro a ciò che i cittadini. Conseguentemente in uno spazio così limitato non è che si possono affermare grandi cose, diciamo, si deve andare su elementi generali. Però sono tre, secondo me, gli elementi fondamentali dell'iniziativa dei cittadini europei che va
che vanno ricordati. Il primo è appunto l'affermare in Europa l'acqua come di nuovo diritto universale, quindi il bene acqua non come una merce, ma come un bene che tutti i cittadini sostanzialmente devono poter disporre, indipendentemente dal reddito, della misura minima, cosa ripetiamo sempre. E questo, diciamo, è il terreno che vale all'interno dell'Unione, all'interno, diciamo, dei paesi europei. Il secondo elemento è connesso strettamente al primo, che la gestione dell'acqua deve essere fuori dal mercato e quindi non è possibile fare profitti della gestione dell'acqua. Questo, diciamo, richiama anche il secondo quesito del referendum italiano. E quindi no anche alla liberalizzazione e alla privatizzazione dell'acqua in Europa. E però c'è anche un terzo elemento dell'iniziativa dei cittadini europei che è altrettanto importante, che guarda al mondo e non più soltanto all'Europa, e dice che l'Europa si deve fare promotrice del diritto universale dell'accesso all'acqua non soltanto all'interno dei paesi dell'Unione ma anche nel resto del mondo. Ora, questa può apparire una cosa non importante, in realtà è fondamentale, perché tutti gli anni che abbiamo alle spalle, all'interno per esempio delle negoziazioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio o, diciamo, o in altri luoghi similari, l'Europa ha chiesto ai paesi del sud del mondo di privatizzare e di liberalizzare l'acqua. Questo perché, come sapete, la maggior parte delle multinazionali dell'acqua sono basate in Europa. Le stesse multinazionali presenti in parte anche in Toscana o in Acea, Suez, Veolia, eccetera, sono multinazionali francesi, ci sono multinazionali tedesche, la stessa Acea, se vogliamo, è a tutti gli effetti una multinazionale, ma una multinazionale italiana. Quindi l'Europa, difendendo, fra virgolette, gli interessi al profitto delle multinazionali dell'acqua italiane, europee, spesso ha imposto o chiesto in sede di WTO, per esempio, agli altri paesi di accettare la liberalizzazione e la privatizzazione del settore dell'acqua o di altri servizi pubblici essenziali per permettere ai nostri multinazionali di fare il profitto. E credo sia dunque fondamentale, di nuovo, in un'ottica generale, capire che quando si lotta per il diritto all'acqua, per il diritto umano all'acqua, lo si fa in una cornice necessariamente universale. E siamo a cuore i diritti dei cittadini europei esattamente come siamo a cuore i diritti dei cittadini asiatici o africani, perché questa è una lotta di civiltà universale. L'altra questione, secondo me, è appunto che Corrado toccava, spostandomi anch'io da vice alla dimensione più generale. Oggi appunto questa iniziativa va sotto anche la cornice verso Firenze 10x10, cioè i 4 giorni che venivano ricordati prima. Firenze 10x10 ha 10 anni dal Forum Europeo, ma con l'idea di avere una strategia per i prossimi 10 anni. L'iniziativa dei cittadini europei sull'acqua, la nascita della rete europea dell'acqua, che è nata a Napoli e che farà la prima assemblea vera e propria a Firenze l'8 e il 9 novembre, ci richiamano tutti, appunto, questi eventi o queste iniziative, la dimensione europea. Cioè, detta in maniera molto semplificata, tutti ci stiamo ponendo oggi il punto fondamentale di, come dire, la capacità di saperci porre sul terreno che è decisivo. Voi avete visto, in questo momento in Europa non è che stanno mancando le lotte sociali. Abbiamo paesi in rivolta intera, purtroppo anche con morti, pensate alla Grecia, pensate a quello che sta succedendo in Spagna, pensate alla manifestazione enorme che c'è stata in Francia pochi giorni fa. Il problema che oggi abbiamo davanti è che molto spesso queste lotte sociali sono inefficaci, sono isolate, sono chiuse in una dimensione nazionale che non riesce ad incidere su quel livello della presa delle decisioni che dicevamo prima, perché oggi, ahimè, la dimensione decisiva è quella del fiscal compact, la dimensione decisiva è quella della Banca Centrale Europea, la dimensione decisiva è quella della Troica. Allora, a Firenze con la rete europea e con l'iniziativa dei cittadini sull'acqua a livelli diversi, cioè quello che cerchiamo di fare è di andare oltre la chiusura di ciascun pezzo dentro la propria crisi. Pezzo nazionale, quindi ognuno nella sua crisi nazionale, ma anche ogni pezzo, per dire il sindacato nel
pezzo del sindacale, il pezzo che si occupa del movimento, che ne so, contro le opere inutili, in quel pezzo. Il problema è che nessuno riesce più a vincere la battaglia sociale se ciascuno resta chiuso nel proprio pezzo. Quindi la necessità oggi è costruire una strategia comune e costruire delle azioni comuni. L'Europa, da questo punto di vista, anche qui scusatemi se vado un po' all'accetta, però è la dimensione minima se noi pensiamo di voler costruire un'alternativa economica e sociale oggi. Non ci piace questa Europa, vogliamo un'altra Europa, però l'Europa è la dimensione minima, perché la finanza internazionale, i grandi capitali internazionali oggi, sempre più di prima, si muovono nella dimensione sovranazionale internazionale. O noi siamo capaci di dare una risposta che è radicata nei territori, locale, continua a fare la lotta nazionale, diceva giustamente Morrale, ma è anche capace di porsi all'altezza in cui oggi arriva la sfida, che è quella sovranazionale, oppure perderemo. Quindi c'è necessità di unità e di azione anche sul terreno europeo, e credo che questo sia, diciamo, il segno importante che lega Alice sull'acqua a Firenze 10+10. Dico anche che, appunto, giustamente, l'ICE è anche l'iniziativa dei cittadini, è uno strumento di partecipazione democratica diretta, elemento fondamentale per quanto si richiamava prima, cioè la sostanziale fuga dalla democrazia a cui noi oggi assistiamo ai diversi livelli, diciamo, dal locale, lo dirò fra breve, al sovranazionale. ICE dell'acqua, simbolo dei beni comuni nel loro insieme, anche questo è fondamentale. Noi abbiamo vinto in Italia anche perché siamo stati capaci di attivare questa dimensione simbolica, cioè quei beni che appartengono a tutti e su cui non è lecito fare profitto. Però anche emergenza. L'ICE è la prima a essere stata presentata, prima di tutte le altre, perché avvertiamo la situazione di emergenza. Firenze 10+10 che stiamo costruendo a novembre, avremmo potuto farlo a primavera 2013, avremmo potuto prenderci più tempo a fare le cose con più calma, meglio, però non c'è oggi tutto questo tempo. Noi abbiamo davanti una vera e oggettiva emergenza, primo appunto perché la democrazia è sostanzialmente agonizzante. Stiamo vivendo una governance, dice oggi nel linguaggio, una governance post-democratica o ademocratica a tutti i livelli, dal livello territoriale, pensate alle società per azioni miste pubblico-privato, che sono un esempio perfetto di governance ademocratica o post-democratica, dove appunto pezzi di potere politico si mettono assieme a cordate di potere economico e decidono le politiche pubbliche di un territorio, fino ad arrivare all'Europa. Si stanno moltiplicando a livello nazionale e internazionale le agenzie tecniche che oggi prendono decisioni che storicamente negli ultimi decenni erano state il grande campo di azione della politica e che oggi vengono prese da agenzie tecniche. Siamo indietro anche, io collaboro con gruppi che si occupano di monitorare, diciamo, la situazione delle cosiddette lobby economiche anche sulle istituzioni internazionali, su Bruxelles. Oggi siamo un passo avanti. Oggi non c'è, le imprese, le grandi imprese economico finanziarie non si limitano più semplicemente a fare lobby sui luoghi della politica tradizionale. Oggi sono esse stesse, diciamo, all'interno del processo politico. Esistono nuovi spazi di integrazione e presa di decisione dove si mescolano le elite delle grandi imprese economico finanziarie e i governi eletti. Quindi siamo un passo avanti e, veniva accennato l'accordo prima, siamo anche davanti in Europa ad una vera e propria rivoluzione dall'alto. Barroso l'ha chiamata, mi sembra, la rivoluzione silenziosa o qualcosa del genere. E anche qui, detto in estrema sintesi, le elite e le tecnocrazie europee stanno utilizzando questa crisi per concentrare i poteri decisionali sulle politiche pubbliche e i poteri decisionali, per esempio, sulla materia fiscale nelle mani appunto di un'oligarchia, la tecnocrazia,
la commissione, quindi sostanzialmente il governo, priva di legittimazione democratica diretta. Ora io non voglio entrare in tecnicismi, però come sapete, diciamo così, chi decide appunto sono Commissione e Banca Centrale Europea. Il Parlamento Europeo non ha potere legislativo. Al Parlamento Europeo viene, come dire, deve dare un parere. Quindi si passa direttamente da questa struttura a democratica, a un Parlamento che non ha alcun potere europeo, ai Parlamenti nazionali che devono recepire. Quindi siamo davanti a un uso della crisi che sta portando ad uno svuotamento delle istituzioni rappresentative nazionali, senza però dar vita ad una democrazia sovranazionale. Perché se ci fosse una compensazione in una forma di democrazia a livello europeo, benissimo. Il problema è che non sta, non c'è nessun tipo di compensazione democratica a livello europeo. E quindi abbiamo i diktat dei mercati finanziari che passano direttamente attraverso appunto un'oligarchia e le scelte vengono accettate e recepite nelle dimensioni nazionali. Questa, diciamo così, è il quadro tragico che abbiamo davanti. Dall'altra parte, quindi, per un verso situazione di emergenza sul piano della democrazia, per un altro verso situazione di emergenza, anche qui detto in maniera molto succinta, due parole: neoliberismo e politiche di austerità. Colin Crouch, che ha insegnato all'Istituto Universitario Europeo, ha scritto un bel libro tradotto in italiano, come succede con i film che cambiano i titoli, non so se avete mai visto, dei titoli bellissimi, originali, poi arrivano gli italiani e traducono con titoli diversi. Il titolo originale del libro di Colin Crouch è The Strange Not Death of Neoliberalism, che dovrebbe dire la strana non morte del neoliberismo. In Italia l'hanno tradotto come il potere dei giganti, non so, qualcosa di simile. E dov'è il senso di questo titolo? Sono bellissimo. È che il neoliberismo ci ha affascinato in questa crisi. Le cose che dicevamo 10 anni fa al primo forum europeo, se fossero state prese in considerazione e tradotte in politiche, avrebbero evitato all'Europa di cadere, di precipitare nella crisi economica, ambientale, democratica, in cui è precipitata adesso. All'epoca parlavamo di tassa sulle transazioni finanziarie, di riduzione del mercato della finanza, giusto per citare, no, alcune delle parole d'ordine principali. Parlavamo di rimettere in discussione l'ingiusto debito del Sud, oggi purtroppo dobbiamo mettere in discussione l'ingiusto debito del Nord anche. Però diciamo così, il neoliberismo ci ha portato nella crisi, eppure oggi emerge dalla crisi economico-finanziaria in cui siamo più forte di prima. La crisi dei debiti pubblici viene spacciata come, diciamo, causa della crisi, mentre sappiamo benissimo che in gran parte è un effetto della crisi. C'è in corso quella che Luciano Gallino ha chiamato giustamente la più grande operazione di propaganda mai vista, cioè quella che cerca di convincere la gente appunto che questa crisi sia causata da un'eccessiva spesa pubblica o da un costo del lavoro eccessivo. Non a caso le politiche neoliberiste cercano di distruggere i contratti nazionali del lavoro e andare verso la contrattazione aziendale da una parte e appunto verso la privatizzazione di tutto, perché questi sono terreni in cui i capitali privati fanno profitto. Quindi, appunto non solo Gallino ma tanti altri studiosi attenti, anche nei keynesiani eccetera, hanno ben spiegato con tanto di dati come l'aumentare dei debiti pubblici, i problemi dei bilanci pubblici dipendono in parte da spese e da uscite che non hanno niente a che fare con la spesa sociale, a partire dai salvataggi delle grandi istituzioni finanziarie. E anche qui sarebbe poi da, come sapete, gran parte di queste istituzioni finanziarie, una volta salvate con i soldi pubblici, quindi una volta che il debito privato è stato trasformato in debito pubblico, si sono poi rivoltate contro chi aveva fatto la trasfusione di sangue prendendolo a bastonate. È il caso degli attacchi speculativi che le grandi istituzioni finanziarie hanno subito fatto sui governi indeboliti dopo i salvataggi delle banche private. Ma ora questo si porterebbe lontano, come altre cose che vorrei dire che non dico perché voglio chiudere. Da una parte uscite che non hanno niente a che vedere con la spesa sociale, dall'altro da un calo delle entrate, da un deficit che è dovuto alle politiche fiscali degli ultimi decenni, anche queste
legate a politiche neoliberiste, alla liberalizzazione dei mercati finanziari, alla liberalizzazione del commercio sul piano internazionale nelle forme in cui è avvenuta. E quindi sostanzialmente una riduzione delle entrate, guardavo i dati appunto italiani, il 90% dell'IRPEF è pagato dai lavoratori dipendenti, tutto il resto, diciamo, quindi i imprenditori, i commercianti, eccetera, eccetera, versa meno del 10% delle imposte personali sul reddito in Italia, meno del 10%. Ne abbiamo un rapporto 90-10%, ma non è tanto questo che vorrei dire, non solo questo. Il punto è che tutti i dati e le tabelle mostrano come le tasse sulle imprese sono state, soprattutto le grandi imprese, sono state abbassate nell'Eurozona negli ultimi 15 anni con quel meccanismo che si chiama di competizione fiscale, cioè gli stati entrano in competizione fra loro perché dicono: io abbasso le tasse così le imprese vengono da me. E questo ha provocato un'enorme voragine dei bilanci pubblici. E oggi dico: privatizziamo l'acqua, privatizziamo i beni comuni, liberalizziamo tutto ciò che si può liberalizzare, tagliamo sul costo del lavoro, perché il problema invece sarebbe la spesa sociale. Quando, ripeto, nessun dato conforta questo punto di vista. E ricorderete forse il famoso motto di Milton Friedman, uno dei padri del monetarismo e del neoliberismo, che appunto diceva: mai lasciarsi sfuggire una crisi perché è un'occasione troppo importante per portare avanti fino in fondo la rivoluzione neoliberista, cioè per portare avanti politiche massacranti sul piano sociale. Questo, Naomi Klein poi su questo veramente ci ha fatto il suo libro. Quindi vado a chiudere dicendo semplicemente questo, che se questo è il quadro e quindi abbiamo una fusione tra i grandi poteri economici o finanziari sovranazionali e diciamo così poteri politici sempre più schiacciati da una verifica democratica, i quali utilizzano la crisi per distruggere i diritti del lavoro e i diritti sociali e per promuovere una nuova ondata di privatizzazioni e di liberalizzazioni, fino ad arrivare appunto alla proposta di avere un super commissario europeo che dovrebbe avere un potere di veto sulla formazione dei bilanci degli stati nazionali. Per cui uno dice: decidiamo il fiscal compact, decidiamo le politiche di austerità, decidiamo che il keynesismo è fuorilegge, decidiamo che l'unica teoria, l'unico nuovo dio è il neoliberismo, ci mettiamo un super commissario, non si sa con che elettorato, non si sa come, non si sa con quale legittimazione, il quale semplicemente fa da vestale al nuovo dogma, economico imperante. E a che cosa servono appunto le elezioni? La risposta all'altezza, non è nessuno di noi vuol dire che il laice sull'acqua ha una risposta all'altezza o che Firenze 10 più 10 va risposta all'altezza, sono dei pezzettini di un percorso che però vanno nella direzione giusta. Il percorso è quello di connettere le lotte locali e nazionali alla dimensione europea, il percorso è quello di dire: usciamo dalla frammentazione, il percorso è quello di dire: usciamo dalla chiusura di ciascuno nella propria crisi e connettiamoci con l'altro. Il percorso è quello di ricostruire azioni comuni e strategie comuni. Questo è l'elemento. E guardate, in Italia in questo momento c'è uno strano strabismo, tutti si appassionano, e lo si può anche legittimamente capire, ma diciamo così, alla questione delle primarie, Vendola, Bersani, Renzi, ma i problemi sono sinceramente e veramente anche. Cioè il punto è che se le primarie le vince il fiscal compact, poi è del tutto indifferente che le vinca Vendola, Bersani o Renzi. Noi ci troviamo in una situazione nella quale dobbiamo essere capaci di guardare in faccia qual è l'origine dei problemi e ricostruire, dando voce ai popoli europei, un'alternativa. Se non siamo capaci di fare questo, non c'è nemmeno, diciamo, una speranza appunto per una politica diversa né in questo paese né in Europa. E noi, diciamo, per quel che possiamo, diamo questo contributo e naturalmente vi aspettiamo anche tutti a Firenze a 10 più 10, all'Assemblea sull'acqua e in generale a partecipare a questo grande incontro internazionale.